Grazie, buonasera. Già dire, questi che arriva dopo 9 anni dal Pelo e contro Pelo, il nostro ultimo CD, e arriva dopo che ci siamo usciti e rimessi insieme questa estate. Nel 2006 gli Amakiaus si sono sciolti, e il motivo per cui sciolti è che non funziona il microfono, sì. Praticamente questo energumeno qua, Ignazio Dirigia, secondo me aveva perso l'ispirazione, voleva fare le cose serie e ha dimenticato la sua vera indole, che secondo me è comico cabarettistica. È uno scrittore di testi musicali eccezionale. Se voi ascoltate tutti i pezzi degli Amakiaus, noterete che sono accurati, penserete che sono accurati e tutto è stato studiato. In realtà non ha studiato nulla, è naturale, di Bessiti di Aici scorsa, proprio naturalmente, è una cosa pazzesca. Riescono cose sia comiche, sia drammatiche, sia serie, di un po' di tutto. Ad esempio, il pezzo Inoghe, che è l'ultimo pezzo di questo CD, noi questo pezzo lo composi io, una melodia, verso il 2000. Ignazio immediatamente ci ha fatto il testo, ci ha visto il testo, ha scritto un testo serio e ha vinto un festival. Siamo andati scherzando a questo festival di Ospedaletti, dove c'erano tutte le regioni d'Italia, cioè ogni regione era rappresentata da un gruppo. Siamo andati così per scherzare, no? Abbiamo vinto il festival, siamo arrivati i primi, siamo usciti in televisione, insomma una soddisfazione incredibile, con un testo serissimo di Ignazio Dirigia. Io tante volte, poi quando ha perso questa vena di scrivere, l'ho un po' pungolato, gli ho detto: ma una mente malata come lui non può rimanere senza scrivere. Lui è una mente baccata, quando scrive cose incredibili. Ascoltate veramente le parole delle canzoni di Ignazio, sono allucinanti, signori, e sono di una veridicità incredibile, e traspare la Cagliari dei quartieri popolari, traspare tra parentesi un'altra cosa. No, che lui la voleva fare in cagliaritano, l'ho costretto io a farla in sedilese, perché era una canzone seria. Secondo me il cagliaritano va bene per il demenziale. Su Castellaio per il demenziale è perfetto, per il drammatico e serio va meglio il nuorese, questa è la mia impressione, o il lugonorese anche. E finalmente ha trovato di nuovo la verve di scrivere dei testi veramente comici che mi hanno fatto ridere. In Calibutiu ha inventato anche delle parole. Se voi sentite bene, c'è un certo punto dice di una persona che era a Pedigrau. A Pedigrau vuol dire col pedigree, perché si è mangiato il cane, è diventato col pedigree. E ha inventato questo termine, a Pedigrau, che non esiste, è una sua invenzione. L'ha coniato proprio questo termine, è una cosa incredibile. Ma di queste piccolezze se ne trovano tantissime. Bisogna ascoltarlo bene il disco, veramente. Oh, Ignazio, parlavo di te. Comunque, detto questo, io sono contento. No, mi stavo preoccupando per mia madre, una mente baccata. Ci arrivo sto 45 anni, se pensa che ti un film, un uva particolare, ma una mente, una amica sono cacchinese. Ignazio, sono contento che ha ritrovato l'ispirazione, Ignazio, dopo anni in cui credeva di essere una persona seria, ha capito che la sua indole non è quella, ma ha trovato un'ispirazione, e veramente io qua lo ringrazio, perché è veramente bravo scrivendo, e sa essere poetico, sa essere comico e sa essere drammatico. Ascoltare i testi degli Amakiaus per capire quello che ho detto. Quindi le faccio, è un grande artista, io le faccio i complimenti qua di fronte a tutti, perché se non è il lupus in fabula, è
credi a Macchia, se alle Macchia ossi siamo noi, però in realtà senza Ignazio non esistono gli ammacchiati, il vero ammacchiato è lui, noi lo aiutiamo, diciamo, però lui è il vero lupus in fabula del gruppo. Io ti ringrazio. È Macchia, cioè, però... Tu mi vuoi bene, va bene così, ma lupus in fabula. Mo' faccio una canzone, lupus in fabula.